Mi piace molto un commento di Antonella su Facebook. Tu hai scritto, Disma, il professore mi sta dicendo che tra gli atomi non c'è niente, ma io mica ci credo. E lei chiede, neanche un flirt? No, niente, neanche una storiella. Neanche una linguina, proprio niente, niente. No, è vero, prima fuori onda il professore ci raccontava, pensate, se riducessimo tutta la materia del mondo in un unico cumulo senza spazio tra gli atomi, questa materia starebbe nel mio zaino, che poi è un controsenso, perché a quel punto anche lo zaino dovrebbe essere, no vabbè, ma sospendi un attimo, è vero professore, sì. Nel mondo l'ho inteso come nel pianeta Terra, sì. Ma la domanda vera è, cosa te ne faresti poi, professore, di tutta la Terra nel tuo zaino? Questa è un'altra domanda. Io personalmente niente, ma beh, però sarebbe piena di oro, di sì, il problema è estrarlo poi. Beh, perché? Perché è lì dentro, andare a prenderlo. E come sarebbe, ma scusa, come fa a stare? Vabbè, ma sarebbe tantissimo. No, in realtà, allora, qui se arrivassimo a una roba del genere saremmo in presenza di un buco nero, o addirittura saremmo in presenza del momento primordiale del Big Bang, quando tutta la materia era concentrata nel tuo zaino? Non fosse nel mio zaino, però in uno spazio estremamente limitato. Ma cioè, tipo il tuo zaino? No, più grande, perché due zaini. Se pensiamo che il non lo pianeta so, Terra, unità di misura è, facciamo lo così, zaino, il pianeta tipo Terra occupa, se togliamo tutto lo spazio vuoto, lo spazio del mio zaino. Però tu immagina quanti pianeti, satelliti, quante stelle, mille. Facciamo miliardi e miliardi, quindi vuol dire miliardi e miliardi di miei zaini, insomma. Però sì, sicuramente uno spazio molto più ridotto. Un magazzino, un box di una macchina. Andrei in più su. Un miliardo è tanto. Sono tanti zaini, un miliardo di zaini. Ma almeno degli stadi pieni di zaini. Uno stadio pieno, pazzesco, incredibile. Guarda, ti faccio un. Ma è vera sta cosa che tra gli atomi non c'è niente? Non c'è assolutamente niente. Ma niente. Niente vuol dire la totale assenza di qualunque tipo di materia. Ma non è possibile. Allora, questo di nuovo si scontra appunto con la mentalità dei filosofi che non potevano. Ed è interessante se noi invece facciamo un riferimento alla scienza orientale. In Oriente hanno gli stessi quattro elementi nostri, acqua, aria, terra e fuoco, certo. Però c'è il quinto, che è il vuoto. Il vuoto. Cioè, molto intelligentemente, in Cina, in Giappone, così, esiste il quinto elemento, che è il vuoto. Allora hanno capito molto prima di noi che può esistere il vuoto, cioè l'assenza di materia. Vabbè, ma ci sarà dell'aria, ci sarà della... No, perché l'aria di cosa è fatta? L'aria è fatta di atomi. E tra gli atomi? Allora, tra un nucleo e il suo elettrone non ci può stare un atomo intero. Ma sarebbe come dire che tra me e te ci faccio stare una casa. Ma il vuoto è fatto di cosa? Cioè, il vuoto è fatto di niente. Ma cosa vuol dire fatto di niente? Perché la materia di cosa è fatta? Di particelle, no? Elettroni, protoni, atomi, quello che vuoi. E tra una particella e l'altra particella non c'è niente. Ma è possibile, certo, studiata proprio con la lente, con il microscopio. No. Ecco, dico subito una cosa: nessuno ha mai visto gli atomi. Quindi tutto quello di cui noi discutiamo adesso sono teorie. Quindi i disegni degli atomi sono tutti disegni così, di fantasia.